Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come decorare questa scatola di cartone. I materiali che utilizzerò sono materiali stamperia. Nello specifico ho deciso di utilizzare questa carta di riso con orologi e ingranaggi. Utilizzerò sia la modeling paste che la pasta craquelée, sempre di stamperia, carte di riso con, qua c'è un orologio, farfalle per decorare la scatola, applicazioni che attaccherò sulla stone paper e colori allegro, stamperia. Diciamo dei colori che più o meno si abbinano con la mia carta. Per decorare la parte inferiore della scatola, comincio con il distribuire in maniera irregolare della pasta craquelée, in questo modo. In modo che quando dopo darò il colore rimarrà l'effetto del craquelé, che è sempre molto bello. Non esagererei nella parte dove poi si incastrerà il coperchio per non creare spessori. Quindi è meglio piuttosto abbondare nella parte sottostante, ma non troppo in alto. Così asciughiamo. Per colorare la base della scatola voglio utilizzare il sabbia d'oro di Allegro Stamperia, che è un colore abbastanza chiaro perché voglio dare un po' di luce, visto che il coperchio e la carta che ho utilizzato sono non scurissimi, ma comunque abbastanza scuri. Quindi do questo colore con questo tamponcino, poi piuttosto lo sfumerò con qualche altra variante di colore, ma comincio a dare questo come fondo completo. Quindi vado a tamponare tutta la scatola, così. Con questo colore verde pallido di Allegro voglio andare a creare un po' di aloni sulla base della nostra scatola. Praticamente faccio che bagnare il mio tampone, ma lo scarico molto e vado a tamponare appena appena, così, in certi punti la scatola, non dappertutto, giusto per dare un po' una variante di colore, in questo modo. Per decorare il laterale della scatola ho ritagliato dalla carta di riso che ho utilizzato da mettere sul coperchio dei particolari che adesso andrò ad incollare intorno al bordo della scatola. Utilizzando la Mix Media Glue vado ad incollare le parti sul bordo della nostra scatola. Mettiamo un po' di colla sotto e poi la passiamo direttamente sulla carta di riso. Adesso lasciamo asciugare le nostre applicazioni. Per decorare la parte superiore del coperchio, come ho detto, utilizzerò questa carta di stamperia. Quindi inizio con il passare della Mix Media Glue su tutto il coperchio. Vado ad attaccare la mia carta dove ho deciso così di incollarla e
passo sopra dell'altra colla in modo da farla aderire perfettamente dal centro verso l'esterno, in modo da non creare bolle. Così asciughiamo all'aria o, per velocizzare l'operazione, con un phon, come volete. Anche sul coperchio, una volta asciutto, vado a mettere in maniera irregolare un po' di pasta craquelé, in modo da avere anche qui questo effetto con le crepe. Lasciamo asciugare. Con la modelling paste invece e uno stencil voglio andare a creare un po' di disegno in alcuni punti, così. Anche questo lo facciamo in maniera irregolare. Per togliere la carta in eccesso che è rimasta sui bordi, utilizzo della carta vetro di grammatura alta, quindi abbastanza grossolana, e poi praticamente vado a passarla sul bordo in questo modo, così, in modo da far saltare via la carta in eccesso. Fatto ciò, vado a colorare il bordo del mio coperchio con lo stesso colore che ho utilizzato per la base. Stesso colore che ho usato per la base, stesso tampone, vado a fare il contorno del bordo del coperchio. Facciamo sul coperchio quello che abbiamo fatto sulla base della scatola, cioè mettiamo appena appena un po' di verde scarico dappertutto, così, per dare un pochino di movimento alla nostra base panna, diciamo. Per colorare le decorazioni che ho fatto con la pasta craquelé e la modelling paste e lo stencil, ho deciso di utilizzare questi quattro colori, che sono il verdino che ho usato per tamponare il fondo della scatola e il bordo del coperchio, due marroncini, uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro, e un po' di violetto per dare un tocco di colore un po' più vivace. Per fare questa operazione facciamo in questo modo: utilizziamo il pennello molto bagnato, in modo da praticamente prendere sì il colore, ma con tanta acqua. Questo perché con il colore così diluito, praticamente il colore penetra bene sia nella pasta craquelé che nella modelling paste, come prima cosa. E come seconda cosa, siamo sempre liberi di intensificare in un secondo momento il colore, cosa che non possiamo più fare se invece esageriamo subito con un colore e poi decidiamo che è troppo scuro, non possiamo poi più intervenire. Invece in questo modo noi andiamo ad aggiungere poco colore alla volta e poi siamo sempre in tempo a renderlo più scuro facendo diverse passate. Il lilla dà subito un po' di luce, visto che la base è rimasta abbastanza scura. Aggiungo un po' di verde, ma dell'acqua color verde, che è leggermente più scuro, così, così che si veda un po' di più, perché altrimenti il verde si vede troppo poco, così. Ecco, questo si vede in maniera più accentuata ed è anche lo stesso verde che c'è all'interno della carta. A questo punto andiamo ad asciugare e dopo decidiamo se vogliamo aggiungere o meno del colore. Asciutta la superficie, direi che vado ad aggiungere ancora un pochino di marrone, perché è un po' poco. Asciughiamo il tutto e procediamo con le applicazioni da incollare sul nostro coperchio.
Per le decorazioni, allora, questa è una decorazione stamperia su carta di riso, quindi la incollo sulla mia stone paper perché voglio una decorazione un po' più sostenuta che non si strappi, quindi non voglio incollarla sul cartoncino. Vado ad incollarla sulla stone paper con la solita mix media glue, quindi vado a passarla così sulla stone paper. Attacco la mia decorazione così e poi ripasso bene con altra colla. Lasciamo asciugare il tutto. Per colorare le applicazioni carta di riso che ho attaccato sulla stone paper utilizzo gli stessi colori che ho utilizzato per colorare il coperchio della nostra scatola. Anche in questo caso utilizzerò i colori molto annacquati in modo da dare un po' di colore ma senza coprire la nostra carta, in modo da colorarla leggermente ma senza mettere dei colori troppo accesi. Possiamo farlo magari solo in certi particolari, altrimenti rischiamo di andare a coprire il nostro disegno. E quindi è meglio usare i colori molto leggeri. Anche in questo caso facciamo poi sempre in tempo eventualmente ad accentuarli in qualche modo in varie passate. Non ho ancora ritagliato la carta, come vedete è ancora incollata, non l'ho ancora ritagliata perché in questo modo, anche se debordo, non è un problema perché poi nel momento in cui la ritaglio non ci sono problemi. Aggiungo del blu un po' più acceso e del giallo per dare un po' di colore vivace alla farfalla. Ora asciughiamo e ritagliamo. Una volta ritagliate le figure di carta di riso che avevo incollato sulla stone paper, possiamo andare ad incollarle sul coperchio. L'unica cosa che ho fatto è stato con il pennarello indelebile nero e ripassare dei particolari in modo da renderli un pochino più evidenti. E andiamo ad attaccare le figure sul nostro coperchio. Allora, l'orologio l'ho attaccato su del cartoncino in modo che una volta attaccato sul coperchio rimanga leggermente in rilievo. Facciamo delle sfumature nere intorno all'orologio per dare ulteriore profondità. Per fare le sfumature nere utilizzo il Big Brush Pen della Faber-Castell e del pennello a scalpello con l'acqua. Quindi passo il pennarello in questo modo, facciamo un pezzettino alla volta e poi con il pennello bagnato vado a sfumare. In questo modo vedete che con il nero di intorno l'orologio viene messo molto più in risalto. Ora andiamo ad attaccare una farfalla qui nello stesso modo. Andiamo a sfumare anche il nero intorno alla farfalla e alla libellula. Il coperchio è terminato e questo è il risultato delle applicazioni incollate sul coperchio e delle sfumature nere che ho fatto intorno per renderle, per poterle mettere più in evidenza. La base della nostra scatola è poi rimasta in questo modo. L'unica cosa che ho fatto è stata, come ho fatto per le sfumature intorno alle applicazioni, fare la stessa cosa con il pennarello marrone e la sfumatura con il pennello d'acqua, anche qui per mettere un po' in rilievo le figure che avevo attaccato
sulla base della scatola. Fatto ciò, mettiamo il nostro coperchio e la nostra scatola è terminata. Se avete delle domande o avete bisogno di chiarimenti, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. Oppure, se volete lasciare semplicemente un commento, sarò felice di leggerlo. E se il video vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!